Allora, da domani comincia la vaccinazione sia per le forze dell'ordine sia per il settore università. Nella stessa giornata di domani, sia la mattina, inizieremo qua all'Alberti che ha dato la disponibilità con ottima organizzazione che c'è stata e là inizieremo le forze dell'ordine che proseguiranno all'incirca per 10 giorni. Per quanto riguarda invece le università, che sono l'Unisannio, l'Unifortunato e il Conservatorio, le faremo stesso presso l'Unisannio dove stanno apprestando i locali dove domani faremo le vaccinazioni, iniziano domani pomeriggio alle ore 14. Continueranno presumibilmente 4-5 giorni per completare tutto il personale universitario. Noi è altalenante i dati per quanto riguarda la nostra provincia. In questo momento noi stiamo attenzionando fortemente con il sindaco Carlo Morcone. Era già stato pensato di fare zona rossa, poi una volta che zona rossa è stata fatta tutta la regione, questo momento ci siamo fermati. Devo dire che comunque è ben attenzionato, ci sono una serie di positivi, però speriamo di uscire anche da questo focolaio.